Buonasera a tutti e buona domenica. Allora, stiamo cercando di fare un'altra lezione. Questa volta la facciamo su un iPhone 6S. Apple iPhone 6 Plus Black Screen. Volevo dire un iPhone 6 Plus, non 6S. La facciamo su questo iPhone 6 Plus che abbiamo qui sul banco, ok? Sono all'incirca le 19:10 di oggi domenica. Caspita, manco mi sono entrato. Già abbiamo Andrea. Ciao Andrea e DJ Galaxy. Buonasera. Allora, abbiamo una black screen, cioè una schermata nera. No, non è una backlight, ma è diversa, è una black screen. Il telefono è acceso, ma non visualizza nulla sul display. Dobbiamo quindi cercare velocemente, perché vorrei sempre essere veloce. Qual è il problema? Una volta trovato il problema, quindi trovato il colpevole, fine, no? Allora, ragazzi, il telefono è acceso, ve lo faccio vedere anche che iTunes, adesso attiviamo la schermata di iTunes, che è questa, mi dice che c'è un telefono. Allora, se togliamo lo Zillion, ecco qui. iTunes mi dice con un avviso che, aspettate, vi faccio vedere, l'avviso non è questo che vedete adesso, ma c'è un secondo avviso da parte di iTunes che è questo, e dice: vuoi consentire al computer accedere alle informazioni del telefono che si chiama Laura? Adesso non so perché si chiama Laura questo. Comunque, vuoi far entrare Laura sul computer? Mi dice: quindi questo telefono viene visto da iTunes, ma sullo schermo non vediamo niente. Ora, la black screen, togliamo intanto iTunes, è una linea che è contrassegnata da alcune cose in particolare. L'ho evidenziato anni fa quando se ne cominciò a parlare di questa schermata nera. Ma che succede? Anzi, noi la chiamavamo anche schermata nera della morte. Allora, la dicitura che trovate sullo Zillion, ma anche sul PDF, è AVDDH, AVDDH. E ciò che provoca la schermata nera, quindi la black screen, è l'assenza del voltaggio 5,7 volts. Ok? Bene. E già ho evidenziato sullo Zillion una di queste linee. Ne ho trovate tre, tutte fanno riferimento a qualcosa. Adesso lo vediamo insieme per poter, insomma, risolvere. Qui c'è Remcel che dice che dovrei parlare in inglese. Lui ci segue dal Brasile, ma io purtroppo in inglese sono una capra e non so come sinceramente poter parlare in inglese. This is an iPhone 6 Plus. One iPhone 6 Plus on black screen. È in black screen, ok? Is on black screen. Is power. È acceso, ok? Ma not screen all. Non c'è niente sullo screen. Boh, allora, come facciamo a vedere che c'è l'assenza di questa linea? Andiamo a vedere su quei punti là evidenziati in rosso con il nostro multimetro se troviamo questi 5,7 volts. Accendiamo il multimetro, l'ho messo in modalità volt. Lo potete vedere comodamente anche voi dalla schermata lì. Adesso segna 0000, se mi date i puntali sarei contento. Ok, eccoli qua. Cos'è che fa riflesso all'interno del multimetro? Questa luce qui, scommetto, vero? Beh, questa no, no, la posso spegnere adesso, ma poi la devo riaccendere perché mi serve. Dunque, allora, andiamo a misurare questi 5,7 volts laggiù. Allora, mi sto spostando per arrivarci. Ok, ho già scoperto i condensatori che sono lì evidenziati. Non li vedo tutti, ma almeno i primi due li vedo, quindi posso vedere di misurare il primo. Allora, il primo sulla destra, quassù, dovrebbe dare 5,7 volts. E vedo che i 5,7 volts ci sono. Buono. Quindi, allora, il primo condensatore sta funzionando. Il secondo, quello sotto, lo clicco per farvi vedere. Ok, sulla sinistra e sulla sinistra dell'altro dovrebbero avere comunque 5,7 volts. Vediamo. Questo. Ci sta, questo ci sta. Ok, quindi il voltaggio sui condensatori lo abbiamo. E abbiamo visto già due linee. Ora dobbiamo vedere
La terza, quella che va a finire sui connettori, che quella è importantissima in quanto proprio quella alimenta l'LCD. Allora, quindi stacco ex abrutto l'LCD. Voi mi perdonerete se questo voi non lo fate, perché poi se fate danni non dite che vi ho insegnato io, perché io qui lo dico e qui lo nego, ok? Quindi non provate a dire che ve l'ho detto io di staccare lo schermo mentre che è alimentata la scheda madre, ok? Dunque, salutiamo poi ancora altri che sono intervenuti. Dunque, Davide Repetto, buonasera. Filmita, buonasera. Ah, sono film italiani completi. Va bene, se sono completi è meglio, eh. Dicevo là, teacher, I follow your channel. I would you like to know in this program for me translate your videos? Ecco, fallo tu di queste traslazioni nel video, perché sinceramente io non lo so fare. Because, perché dice I love in Brazil, tu vivi in Brasile. Salutiamo Junior Lago. Right here, please. Devo leggere, devo scrivere qui? Ai ai ai, io non so nemmeno scrivere in inglese. Se qualcuno di voi li sa rispondere in inglese a questo signore, che purtroppo in inglese non sono bravo e sarebbe meglio che lo fa lui la traduzione, vi sarei grato. Padre Marius, buonasera. Bastard Inside, buonasera. Mi è successo anche a me con una Fonsei. Sì, purtroppo è una cosa che può capitare. Sempre al lavoro, tanto che devo fare? A donne non vado, a uomini nemmeno perché non mi piacciono. io la domenica, quello che dovevo fare l'ho fatto. Ho fatto ricche dormite, un po' di palestra. E poi questo qui per me è una cosa che mi diverte, cioè a me piace fare questa cosa, non è che non mi piace. Vabbè, a parte questo, lasciamo stare l'essere corto, tiriamo avanti. Allora, sul connettore numero 3 e sul condensatore sotto, anche lì devono essere questi voltaggi. Vediamo se ci sono arrivati. Allora, sarebbe a dire il terzo condensatore che già ho scoperto, sta qua su, ci stanno i 5,7. Allora, qui sembrerebbe che non c'è un cappero. Mentre qua giù abbiamo visto che c'erano i 5,7. Ah, ci sono solo quando c'è lo schermo, perché adesso non c'è. Eh sì, non ci stanno più nemmeno qua giù. Per cui, il telefono dovrebbe essere ancora acceso. Vado a controllare, cioè se mi dice di far entrare, sì, è ancora acceso perché è un segnale avviso di far accedere questo telefono. Però una volta tolto lo schermo, a quanto pare i 5,7 non ci stanno più. E allora possiamo fare un'altra cosa in questo caso. Ripartiamo, rimettiamo lo schermo. Vorrei vedere che cosa. Dunque, sono tre le linee, due le ho mostrate, la terza sta direttamente sotto a un IC, che io credo sia il responsabile di tutto. Questo IC è questo qua, U1501. Se sai rispondere in inglese a questo signore, rispondigli che vuole che io traduco i miei video in inglese. Digli che lo faccia lui. Vi sarei grato che qualcuno di voi che sa l'inglese glielo dica, ok? Allora, dunque, questo telefono ci è stato lasciato diverso tempo fa ormai, e qualcuno ha provveduto a mandarlo in questa situazione. Ora, penso che in quel tempo non avevamo le competenze giuste per poterlo riparare. Ora lo vorrei fare, anche perché questo può essere utile a voi, ma anche a me per altre riparazioni. Bene, allora, adesso i 5,7 volt non ci sono. Questa non è, attenzione, una black screen, una backlight, ma è una black screen. Sarebbe a dire una schermata nera della morte. Allora, se i 5,7 volt là sopra ci stanno, e penso che anche lo schermo dovrebbe avere questi 5,7 volts, io penso che il difetto sta sull'U1501, chiamato anche LCD Image. Adesso quindi facciamo una cosa molto semplice. Lo togliamo, l'U1501, che è questo qua giù, lo analizziamo le piazzole sotto, se è tutto ok. Se è tutto ok, ne rimettiamo un altro nuovo. Ed è, dovremmo esserci, no? Ok. Quindi U1501. Accendiamo un po' la luce per poterlo vedere meglio. Penso si sia bruciato causa un corto che è stato fatto.
fatto quando lo hanno assemblato per provarlo. Può succedere. Allora, bene, allora dovremmo intervenire. Prendo un po' di Kapton per proteggere la CPU. Chiaramente non intervengo in questo modo e staccherò la scheda madre perché intervenire così spacco tutto, no? Quindi adesso già la cominciamo a togliere da qui. Ecco qui. Prendo il supporto per un iPhone 6 Plus. Eccolo qui. Ci mettiamo la scheda. Allora, mettiamo intanto il nostro Kapton per proteggere la CPU. Che dovremmo lavorare là vicino. Questo era il tempo in cui era qui anche il nostro amico e collaboratore Morshed, che saluto. Quindi veramente risale un po' di tempo fa, eh? Ne è passata di acqua sotto i ponti. Ok, allora abbiamo messo quindi il Kapton, mettiamo anche qualche monetina. Allora, l'U501 è questo qui, LCD Image, o quello che dovrebbe adesso in questo momento stare difettando e creando il problema. Ok? Sullo schema adesso non si vede, ma lo possiamo spostare un po' più in là. È accesa la lucetta rossa sotto, sulla piazzola A4, che è proprio quella della black screen. Ok? Bene. Allora, andiamo quindi a rimuoverlo. Però io sapete che volevo fare magari prima di rimuoverlo. Proviamo a fare un piccolo reflow e vedere se intanto c'è un cambiamento. Perché sì, si può anche rimuovere, no? Ma intanto con un reflow potremmo sapere se già cambia qualcosa, no? Mi spiego, no? Ok. Dunque, Simone dice che un 5S è caduto, esce schermata rossa, che cosa può essere? Il telefono è stato mai aperto? Indietro di errore 4013. Io sabato pomeriggio e domenica non offro assistenza, ma comunque se vuoi una risposta domani, se magari fai la stessa cosa scrivendo alla pagina Facebook Corso per Tecnico di Laboratorio, si chiama Corso Tecnico di Laboratorio la pagina, ti rispondiamo volentieri. Allora, sto mettendo un po' di flussante per fare questo reflow. Allora, useremo questa macchina da regalda che vi ho detto oggi, si chiama Quick 861DW, però sto ancora imparando a usarla, non mi ci trovo tanto bene, ragazzi, eh. Imparerò prima o poi a usarla, non lo so, vedremo. Allora, useremo 320 gradi e una temperatura di aria calda a 80. La sto impostando, ok. Vado, sta partendo. Quindi faremo un reflow per adesso, eh. Un altro po' di flussante. Ok.
Allora, vediamo se con questo primo trattamento abbiamo Habemus Luce. In pratica, sì, adesso c'è l'immagine sull'LCD. È ancora bollente la scheda madre. Dobbiamo attendere. Questo si è messo in pausa, ha detto che si è già riposato abbastanza. Questo multimetro mi fa risparmiare tanta batteria. Allora, vediamo se c'è stato qualche cambiamento. Dunque, la scocca, eccola qui. La scheda madre è questa. Allora, apparirà qualcosa? Speriamo di sì, che prima non appariva nulla. Questo entra storto, meglio non inserirlo. Allora, mettiamo il connettore touch. È andato. Connettore LCD. Ok. Allora, ecco qua, mettiamo l'essenziale. I tre connettori LCD touch e anche quello del tasto home. Ehi, vuoi entrare? Grazie. Oh. Ma cos'hai? Vediamo dove sta. Lì, bello. È entrato. Beh, allora vediamo se si accende e si vede qualcosa. Accendere si accende, l'abbiamo detto, no? Se visualizza qualcosa sul display. Allora, proviamo. Accendo. Niente, come prima. Display non visualizza nulla. Vediamo se lo schermo. Se iTunes rileva questo telefono, se lo rileva vuol dire che. Allora, aspettate, eccolo, sì, lo rileva. Mi dice di nuovo di far connettere questo telefono al computer. Vediamo se i 5,7 ce li abbiamo, dopodiché andremo a cambiare l'IC. Allora, questo è l'apposto, accendiamo il multimetro. Ce l'abbiamo 5,7 volts laggiù, vediamo. Allora, qui. Dunque, aspettate, non l'ho preso bene. E questo. Ci sono. Qui. Ci sono. E qui. Ci sono. Quindi, su queste parti ci sono. Io adesso là dietro, essendoci il connettore, non riesco a misurare. Perché dovrei vedere anche poi questi condensatori che stanno qui, qua giù, hanno questo voltaggio da 5,7. Però appena stacco il connettore penso che scompare tutto.
La prova è staccarlo, l'ho staccato, vado a vedere di misurare anche lì quanto mi dà. Niente. Appena che stacco l'LCD, anche qui penso che adesso, infatti, vedete, non c'è più niente. Quindi questo voltaggio lo abbiamo solo quando è attaccato l'LCD. Se non è attaccato, come avete visto, subito va a zero. E quindi ho questi condensatori qua. Adesso questo condensatore in particolare non posso vedere se ci passa la corrente, però posso fare un'altra cosa, posso vedere se è rovinato, perché altrimenti 100% è l'U1501 che sta generando il problema. Però in questo caso mi sembra proprio che sia il condensatore, perché la corrente qui ci arriva da 5,7, no? E potrebbe essere proprio questo condensatore qui che sta facendo il difetto. Allora, qui abbiamo visto dallo Zillion che era il terzo condensatore, se non sbaglio. Vediamo un attimino, rievidenziamo la questione. Era qui, sì, il terzo contando la seconda fila, però, quindi sarebbe a dire il C2094. Io, sempre per vostra informazione, mi sono procurato anche le foto della black screen, no? Ovvero gli schemi. Per esempio, questa prima qui che adesso vi faccio vedere riguarda il connettore. Come vedete, il connettore è il numero 3, sarebbe a dire il numero 26, detto poi come connettore, no? E lì c'è la LCM 57. Anche sul 28, come vedete, c'è la LCM anche lì 57. Questo l'ho visto adesso, stranamente, sullo schema non l'avevo visto. Vediamo un po' sullo Zillion se mi dice la stessa cosa, cioè questo qui anche la, sì, è vero. E quindi ci sono ancora altri due componenti, c'è l'induttanza, l'FL2061 e il C2044, no? Che devono avere questi valori. E fa finire che potrebbe essere più la FL che sarebbe da dire, quindi allora 1, 2. Allora, questa che è scoperta è proprio la FL, questa qua giù. Ok, poi abbiamo la C. Oddio, non ci sto capendo più una mazza. Allora, ritorniamo al terzo connettore, e sarebbe il 1, 2, 3, il quinto, il C2094 in questo caso. Quindi contiamo un attimo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, sarebbe questo qua già scoperto. Poi questa qui e questo accanto fanno parte invece di quell'altra linea che abbiamo trovato adesso attraverso lo schema, il PDF, no? Ed è anche questo un condensatore. Oh, allora, vediamo un attimo se non è proprio questa induttanza a fare il difetto, no? Come si fa? Si va a misurare l'induttanza. Non posso misurare i volt, ma posso misurare la continuità. Allora, vediamo se è interrotta. Allora, l'induttanza è la FL2061, che deve andare sul secondo connettore. Vediamo, secondo connettore, allora, secondo, no? Sì. Quindi passa come contatti, passa anche questo. Dunque, la 2061 una 70 ohm 300 mA. Poi qui abbiamo la FL2037, questa è una 80 ohm 02 ampere. 80 ohm. Dunque qui il voltaggio l'abbiamo trovato. Qui come facciamo a leggere il voltaggio se appena ci spostiamo non c'è più? Ci dobbiamo inventare qualche cosa, ragazzi. Perché come facciamo a vedere, no? Il voltaggio su quella parte se non abbiamo inserito lo schermo. Vediamo cosa ci possiamo inventare. Questo è il connettore LCD.
quando lo mettiamo copre tutto. Un po' se copre tutto o qualcosa riusciamo a farcelo lasciare scoperto. Allora. Sto cercando di capire, ragazzi. Poi, una volta che si è capito, ecco qua. Sì, volendo ci si può entrare. Un po' con difficoltà, ma ci possiamo entrare con il multimetro per misurare. Tenendolo alzato in questa maniera, riesco a vedere e posso andare a misurare. Ok, allora mettiamolo così e facciamo la prova. Allora, connettore touchscreen. E voi chi ti ha toccato? Ah, è vero, sta in modalità di continuità. Ci mettiamo a bolso questo. Poi LCD. Oh, il Touch ID non mi serve in quanto tanto non lo misurerò. Teniamo fermo lo schermo con questo coso di plastica. Su, bello. Accidenti a te. Ok, bene. Ecco qua. Allora, dove stiamo? Qui. Se mi faccio così, se mi inclino, riesco a vedere. Ok. Quindi posso dare corrente e andare adesso a misurare in questo modo la FL che era nascosta agli occhi. Dopo la FL, dunque la FL è questa, la misurerò qua sotto e va a finire direttamente poi sotto il U501. Oh, da questo posso sapere se l'U501 sta funzionando anche sulle piazzole E2 ed E3, no? Penso di sì. Salutiamo anche Carmelo Tabacco, Massimo Antonucci, buonasera, Michele Magnabosco, nonché Simone PNR. Allora, dunque, poi c'è anche Oreste 331. Sì, qui ci devono essere sempre comunque 5 e 7 e anche qua sopra, ma qua sopra non ci posso arrivare. Qui sotto è una GND e qui sopra non ci potrò arrivare, ma insomma, Lorenzo, se proprio ci volessi arrivare anche qui dovrei mettere un. Comunque, diciamo che quello che non controllerei sarebbe il condensatore 2094, ma credo che indirettamente l'ho misurato perché è connesso alla FL2037. Se sulla FL2037 c'è il voltaggio, credo che molto molto sicuro che anche il C2094 sta funzionando. Invece questa FL 2061, adesso andiamo a vedere se è funzionante. Allora, collego la batteria, accendo il terminale collegandolo al USB e vado a misurare se c'è questa tensione. Adesso mi tengo incantato il telefono, bene, positivo e negativo, e vediamo se c'è. Allora, questo lo metto fermo così perché sennò non riesco a fare con due mani, tanto importante che sia negativo. Allora, qui, vediamo se c'è. C'è questo voltaggio? Sì, anche qui. Anche quindi quella induttanza è 5,7 volts. Quindi la domanda permane. Se ci sono tutti i voltaggi, perché c'è una black screen? Perché in genere la black screen è caratterizzata dall'assenza di questo voltaggio, il 5,7. Ok? Intanto ho staccato la corrente perché non c'è bisogno di alimentare nulla. Qual è il componente che è andato in tilt? Allora. Dunque, un'immagine ve l'ho fatta vedere poco fa, che è questa del connettore. Ed ho misurato il connettore. Poi abbiamo questa qui di immagine che è tutta la linea, no? L'ho spenta la finestra, scusate, ma stavo tanto analizzando. Questa è tutta la linea della black screen, la PPCV7 LCMVDDH, no? E mi dice che la FL2061 che abbiamo visto è connessa al condensatore C2044, che è quello che poi abbiamo poco fa detto che molto probabilmente il C20, no?
94 44, ho letto male, C2044, che è quello che sta sotto. Allora vediamo un po', che la corrente ce l'aveva, no? No, 2051, dove sta il 2044? È questo. E che c'entra? Perché la... aspettate, forse io... questa, ah, ecco, 2037. Quindi allora, la 2061, che è questa qui, è connessa a questo condensatore. E qui la corrente ce l'abbiamo, no? Quindi la prima parte di questo schema, la parte sopra, della 57, il 2061 sta insieme al 2044, quello ce l'abbiamo. Il secondo. Allora, la 2037 ha 1, 2, 3, 4, 5 condensatori, con 16 qua. Allora, un condensatore ce l'ha subito sotto, che è il C2051, e noi abbiamo visto che là la corrente c'è. Poi abbiamo 2070 e 2050. Allora, 2094 sta sopra ed è segnato qui, sì, come ultimo è segnato, va bene. Poi 50, 50, 51 e 71, dove stanno questi? Vediamo un attimino. Allora, C2050, dove sarebbe? Forse più su? Qui non lo vedo. Dunque, 2050, dove sta? Sopra di quest'altra parte? Allora, cerchiamoli, perché questo ci dice anche che ha a che fare con C2050, C2050, dove si trova? Ah, ecco, nella parte di dietro. Quindi potrebbe essere qualcosa nella parte posteriore, ci dice lo schema della PDF. C'è un condensatore qui dietro, allora, che è il 2071, che viene segnalato qui sullo schema, no? La 2037 ha a che fare col 2071 che sta dietro, è un 6,3 volts 0201, 20%. Poi 2050 e 2051, finché pure questi stanno dietro, eh? Allora, quindi la 2071 è questo, zoomiamo un attimino, ok. Il 2050 e il 2051 staranno pure qua dietro, secondo me, perché lì non l'ho visti. Dunque, 2050. Perché mi dà 2071 e ho scritto 2050? Ah, perché quando clicco qui mi si evidenzia già da solo. Ok, ma il 20, il 2050, dove cacchio sta? Wow, rifacciamo. Cerca, adesso mi dà errore, lo sapevo. Metto 2051. 2051, dove sta il 2051? E scrivi 1, va bene. Allora, dove sta? Ups. Mi dice che sta, ah, è quello sotto, ma quello l'ho già visto. Dunque, 2050, il 2050 dove sta allora? 51 sta lì. 50, 2050, errore. Come errore, oh? Qui lo schema mi dice che esiste un C2050 e invece lo Zener mi dà errore. Allora, che c'è scritto qua? ROM LCD B2B C2050. Ah, questa è bella. Salutiamo anche Andrea Damiano. Andrea Damiano, dunque, allora, perché il 2050 non lo trovo? Ho scritto qualcosa che non va? C2050, riproviamo. Mettiamo una C maiuscola, forse non gli piace C minuscola. C2050, dove stai? Ah, l'ha trovato adesso. Sto Zillion è un po' scemo. Sta accanto al 2071 e sta dietro. Andiamo a dargli un'occhiata a tutti e due questi signori. Allora, ci riusciamo a toglierci da qua dentro? Ok. Allora, scheda madre, l'abbiamo staccata dalla scocca. Ok, vediamo qua dietro. Sono due condensatori che fanno parte anche loro della black screen. Ecco qua. Dunque, quindi 2071 e 2050. Dove stanno? Ah, mi sa che sono un po' nascosti qua dietro, eh? Sì, stanno dietro questa placchetta. Così non li vedremo. Pa, pa, pa.
Allora, 20-50 è questo qui all'angolo. Sì, quando l'ho cliccato mi va proprio. Ah, poi c'è anche un altro qua giù. Che cos'è questo? C2070, sì. Ce ne abbiamo dei condensatori che fanno parte di questa black screen. Che più ne ha più ne metta. Questo sta tra il DC dell'audio e quell'altro IC. Sta qua dietro nascosto pure questo. Dobbiamo alzare un attimo questa placchetta per vedere questi due condensatori che stanno qua dietro. Vediamo se adesso si vedono. Prima era impossibile vederli. Allora, ma sa che non li vedo nemmeno adesso, eh. Dunque, allora. Sì, stanno proprio in fondo, in fondo, in fondo. Quindi bisogna tagliare un pochettino questa parte qui per poterci arrivare. Sono nascosti qui in fondo. E così non li vedo. Allora, tolgo intanto l'immagine che magari può dare fastidio. Ok. Dobbiamo aprire un po' qui. Dunque, dove sta la tronchesina? Eccola qui. Canso l'antenna, se no mi dà fastidio mentre trancio qui un pezzo di questa cosa. Questo lavoro lo faccio a microscopio, così lo faccio con estrema precisione e non faccio danni sulla scheda madre. Finalmente li vediamo i due condensatori, stanno uscendo fuori. Erano qua dietro, proprio nascosti, e vederli sarebbe stato quasi impossibile. Fanno parte della black screen. Ok. Abbiamo aperto la parte metallica, ora li vediamo. Prima invece no. E sarebbero a dire questi due qui all'angolo, 1 e 2, 2071 e 2050, che dovrebbero ricevere la corrente dal condensatore, cioè dall'induttanza quella anteriore e dal condensatore. Sto cercando di togliere queste cose appuntite che poi se uno non le elimina quando mette le mani ti fai bei tagli sulle mani che è una cosa incredibile. È meglio toglierle prima onde evitare problemi alle mani. Ok. Bon, allora abbiamo quindi scoperto questi due condensatori. Poi ce ne sarebbe uno più giù, abbiamo detto, andiamo a vedere dove, che se fa sempre parte della black screen. Dunque, comunque, per farvi vedere che cosa ho scoperto, lo faccio vedere un attimo dal microscopio. Allora, eccoci qua, ho scoperto questi due condensatori qua. Sarebbe a dire questo qui all'angolo, questo, e quest'altro. Questi due
un po' più di luce, eccoli qua. 1 e 2 fanno parte della black screen. Ora, qualcuno di questi sta funzionando male. Ok? Perché? Perché se in quelle parti la 5 e 7 ce l'abbiamo, no? E se anche qui abbiamo la 5 e 7, eccetera, alla fine la domanda è: ma cavolo, perché non si vede nulla? E allora alla fine il responsabile sicuramente è l'IC1501, se diciamo non trovo niente. Allora, questo qui, questo condensatore, abbiamo visto che fa riferimento a un altro condensatore che sta più giù, anche questo, che si chiama C2070. È al secondo di una serie. Dunque, vediamo un attimino questa serie, così anche quello lo guardiamo. Dunque, dove sta questa serie? Dovrebbe stare qua in mezzo più o meno. Allora, c'è uno piccolo, ok, è nascosto pure questo qua dietro. Bene, adesso dobbiamo scoprire anche questo. Dobbiamo scoprire anche quest'acqua calda. Allora, condensatore, aspettate che metta a fuoco, nascosto dietro la placchetta da queste parti qua. Allora, sarebbe a dire, l'ho visto, mi sembra. Allora, un po' riguardiamo. Sì, l'ho visto qui dietro, sta dietro questa placchetta qui, quindi toglieremo qui. E qui, c'è l'altro condensatore. Il 2070 della black screen. Allora, togliamo quindi qui. Ok. Riesco a prenderlo. Conviene alzare un pochettino, allora, prima di cercare di tagliare. Allora, con questo cercheremo di alzare un pochettino. Centro, così, no, qualcosa di più sottile. Stanno qua dietro i signori condensatori. Ora che l'ho alzato, lo posso tagliare più facilmente. Mi rigiro per stare comodo. Dove sta? Oh, me lo sono perso. Ah, ecco, sì. Qui taglio, dove sta già questo spacco. E poi qua giù, dove sta l'altro spacco. Eccolo qua. Il secondo condensatore sarebbe questo qui. Allora, aspettate che tolgo questo pezzetto che è in più. E che potrebbe far male alle manine, e anche qui. Ok, allora abbiamo aperto anche qui un varco. Il condensatore che porta la backlight è il secondo, cioè questo qui. Lo sto puntando, vedete, questo qui. Uno e il secondo. Questo è il C2070, poi gli altri due sono questi, no? Uno e due. Adesso andremo a vedere se qui ci sono i 5 e 7 volts. Perché se ci sono, alla fine chi è che non fa vedere niente sullo schermo? Perché il nostro telefono è acceso, sullo schermo non vedo nulla, ci deve essere qualcuno che è responsabile, no? È una black screen sicuro, però da qualche parte deve mancare questo voltaggio, oppure è direttamente questo nostro IC, che è questo qui, che sta facendo il difetto. Quindi lo toglieremo, lo metteremo un altro. La piazzola incriminata dovrebbe essere questa qua sotto, perché poi mi sembra che ci manchi un pezzo, boh. Non lo so, vabbè, poi lo vediamo. Allora, andiamo a vedere intanto se lì ci sono i voltaggi. Come si fa a vedere se ci sono i voltaggi lì? Adesso invece che collegare tutto il telefono, metteremo un connettore DOC, uno schermo, alimenteremo e ci gireremo indietro per andare a vedere quanta corrente arriva su quei condensatori che abbiamo appena scoperto, ok? Quindi adesso mi devo procurare un connettore DOC di un 5 di un 6 Plus e un pulsante d'accensione sempre di un 6 Plus. Dovrei avere la mia scatolina magica qui con tutti questi componenti. Mi sono messa apposta qui vicino per quando mi serviva poter lavorare. Allora, dunque, questo dovrebbe essere il connettore del 6 Plus. Vediamo, lui. Po, 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 po.
Comunque ce l'abbiamo eventualmente come ricambi dall'altra parte, se non è questo. Questo è 1, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 7. Questo è del 5 normale. Dunque, vediamo un po'. Questo ce l'ha qui il ringer. Infatti questo è del 5 perché il ringer, quell'altro ce l'ha sopra. E quindi non è del 5, del 6 plus. Bene. Connettore dock non è giusto. Però pulsante d'accensione dovrebbe essere questo qua, dove sta? Dovrebbe essere questo. Aspettate, pulsante d'accensione non mi serve, mi serve una batteria e un dock. Che ci faccio con pulsante d'accensione? Si accende dopo. Allora, il dock lo vado a prendere perché qui io l'avevo messo in questo cassetto, ma qualcuno se l'è prestato e ora non c'è. Non è importante. Quindi una batteria e un dock. Arrivo subito. Allora, la batteria abbiamo questa, va bene che anche questa, anche se è brutta come la morte. Il dock arriva. Eccoci qua. Allora, questo è il mio connettore dock. Infatti, se vediamo, vedete i contatti del sistema di vibrazione ce l'ha qua sopra il signore. Ah, non si vede? Un attimo, allarghiamo. Ce l'ha qua sopra, invece quell'altro ce l'ha da diversi, no? Allora, quindi batteria, dock ce l'abbiamo. Gireremo poi la scheda e andiamo a vedere se c'è questo 5,7 volts. Allora. Ok, attacchiamo anche la batteria e poi alimentiamo e vediamo se, vabbè, manca però una cosa importantissima, lo schermo. Senza schermo 5,7 volte ci riscordiamo, no? Allora. Ecco qua. Adesso possiamo collegare la batteria, alimentare e ci giriamo per vedere se su quei condensatori che abbiamo appena evidenziato abbiamo 5 e 7 girato. Ecco qui. Tutto volante, come vedete, purtroppo dovete far così se volete fare prove e se no accontentatevi di non provare. Tirate la monetina così indovinate che cosa potrebbe essere. Ecco qui, abbiamo alimentato, vediamo se iTunes ci dice che è ancora acceso, vediamo, e se è acceso possiamo fare. Dunque, no, si è staccata la batteria, sta subito di batteria, si è scollegata, ricolleghiamola. Allora, ok, se ti stai ferma ci fa un piacere. Allora, ricolleghiamo adesso, vediamo se compare su iTunes questo telefono. Ancora no. Eccolo qua, è comparso. Possiamo andare a misurare. Allora, accendo il multimetro, siamo in modalità volts. Abbiamo i nostri condensatori da testare che stanno qua dietro. Allora, vediamo se ci sono questi voltaggi. In pratica dobbiamo trovare il responsabile, no?
Ora, qui era il secondo. Guardate, scusate se mentre che misuro guardo sullo zigano per non sbagliarmi. Parte di sopra, ok. Allora, vediamo. Questo è negativo, questo è positivo. Quanto c'è che non sono riuscito a vedere? Aspettate, siccome si muove tutto. Allora. Sì, qui ci sta, 5 e 6, l'avete visto, no? Poi l'altro condensatore sta più su, vediamo. 5 e 6 pure qui, mi sembra. Fermo. Sì. L'ultimo è il C20 71. Anche questo, se c'ha pure lui 5 e 7, alla fine l'unica cosa è cambiare il C, no? Allora. Sì, pure questo, come vedete, non so se hai visto dalla diretta, sì, il multimeter era qui, se spengo si vede meglio. Tutti hanno quindi il voltaggio che devono avere. Vi faccio rivedere. Questo è il 2071, se io lo punto, mi dà 5,7. Questo era il 2050, se non sbaglio, 5,7 pure 5,675. Il terzo, sempre della Bechelati, abbiamo scoperto l'ultimo, qua giù, che sarebbe il secondo della linea, anche questo ai 5,7 volts. Per cui l'alimentazione c'è, perché non si vede nulla sul display? Possiamo staccare la corrente, ragazzi. Questa cosa volante è servita per appurare se la corrente all'interno della scheda circola, e a quanto pare anche la corrente della black screen circola, però il display non visualizza nada. Ok, non si vede nulla sul display. Ok, allora la scheda è sempre questa. Questo connettore lo posiamo perché, ripeto, per fare i test sono molto utili. Mi sono creato una scatoletta con tutti i componenti per fare questi test: dock, accensione, batteria dei vari terminali 5S, 6, 6 Plus, 6, 6S, no, eccetera. In modo che quando mi serve non vado a rompere scatole a nessuno, ce l'ho già davanti a me e lavorano. Allora, abbiamo quindi tutta la linea di corrente, ma non abbiamo le immagini. Il connettore LCD è buono, quindi io direi che qua, perché non vedo le immagini pur avendo. Allora, voglio vedere un attimo se fossero queste induttanze superiori, perché stranamente c'è tutto ma non ho l'immagine, c'è proprio tutto, tutto quello che ci dovrebbe essere, no? Allora, vediamo un attimino, forse che sta cavolata, io magari adesso vado a rompere le scatole all'IC. Voi sapete che sopra ci sono degli AMI filter, no? Che curano la visualizzazione dell'immagine, potrebbe essere uno di quelli che non sta funzionando. Diamo un attimo un'occhiata, eh? Allora, sta qua sopra. Ci mettiamo così per stare comodi. Ok, adesso li inquadriamo per bene. Sono questi qua. Sono 5 in fila. Adesso mettiamoli a fuoco. Ah, vediamo se questi qua stanno funzionando bene, perché dove lo mettiamo sono le mani, no? Dunque, Andrea Damiano l'abbiamo salutato, salutiamo anche Lorenzo De Andrea, Domenico Giallombardo, Lorenzo D'Andrea ce l'avevo salutato, sì, e Giovanni Latilla. Ok, io quanto tempo già sto in diretta? È troppo, eh? Cerchiamo di fare presto, porca miseria, perché qua sempre ci promettiamo di fare una cosa rapida. Comunque, la diagnosi della black screen l'abbiamo fatta, no? E abbiamo trovato che su tutte le connessioni c'è quello che ci dovrebbe essere. Era meglio che trovavamo che una delle connessioni non c'era, così cambiavamo il componente esterno e via, no? Quindi di per sé questo ci fa capire che il signor U501 sta funzionando bene. Cos'è che non funziona per cui noi non vediamo niente sul display? E questa è una bella domanda, no? Ah sì. Allora. Andiamo a vedere questi aggeggi. Mettiamoci in modo di continuità. Ci siamo. Poi andiamo a vedere anche sull'LCD le cosiddette resistenze a massa. Dopodiché qualcosa dovremmo trovare, cavolo, eh.
Allora, vediamo intanto così, questo è semplice fare così, vedete? Qui in un centro. Possibile che sia guasta questa? Ricontrolliamo da qui a qui. Non c'entravo bene. Ok, allora ragazzi, tocca fare resistenza al mastro del connettore LCD. Dunque, le chiediamo al programma che ci dà resistenza a massa. Io a memoria non me le posso ricordare, poi se voi siete bravi, fate voi. Bravo Massimo, li chiamo i ragnetti ogni tanto, no? A quanto pare i ragnetti sono in continuità. Ora, per sapere quale sul connettore CD quale non sta funzionando, andiamo a vedere resistenza a massa. Non trovo soluzione, se no, poi, anche se per me sta funzionando, l'unica sarebbe prendere questo cavolo di 1501 e cambiarlo. Allora, 6 plus. Un attimo che vi condivido resistenza a massa dell'LCD. Allora. Eccolo qua, si è aperto, adesso però bisogna zoomarlo se no non si vede una ceppa. Questo è il 6 Plus. In genere io lo zoom al 400% e potete vedere qualcosa, se no normale non si legge niente. Si chiama J2019 il connettore. Allora, l'ho zoomato abbastanza, ancora un po'. Adesso stiamo all'800% per poterlo leggere, meno male. Dove stai? Mannaggia a te. Già, no, si è spostato. Poi fa niente che si sposta. Dove stai? J111, il 2019, grazie, eccolo qua. Allora, lo mettiamo in bella mostra. Qui mi dice anche, adesso mi dice anche le varie, dove stanno i voltaggi, no? Mi dice anche la 1,8 sopra, quella non l'ho misurata, ma spero che non sia quella. Ma comunque sia, intanto misuriamoci le resistenze a massa, ok? Abbiamo quindi, partiamo da dove? Partiamo da sinistra. Ve lo condivido e lo misuriamo. Allora, dove sta il programma? Sta qua su, no? Sì, è questo qui. Queste che adesso vedete lì, tolgo lo zillion, sono le resistenze a massa del nostro connettore LCD. Ok, allora partiamo quindi dal 35 per 34, eccetera. Positivo sul lettore di SIM, mettiamo il motore a diodo e misuriamo. Allora, il primo deve essere 1240. Vediamo quant'è. Ehi, sveglia. 1350, va bene. Poi il secondo 1310. Il secondo è quello della 57, eh? Ehi. Oh, ci sei? Perché non ci sei? Ha letto bene, no? 57 deve essere 1310. Riproviamo. Sì, 1310. E 73 va bene. Poi abbiamo 6 560, se leggo male. Sì, il terzo 596 va bene. Poi 6
6:30, 6:30, 4:80. Allora, andiamo veloci. Dunque, questo è 5:90, vale. 6:50 va bene. 6:50 va bene. 4:75 va bene. Dovrebbe essere 4:80, 4:75. Poi ancora 4:80, 4:10. Andiamo avanti allora. 4:80. Yes. 4:10. Yes. Questo 4,74, ok, ci sta, ci sta. Questo è all, ci dovrebbe essere quindi un all in mezzo, vediamo un po', ci spostiamo un po' più in qua, sì, ce n'è il 13 è blu, è nulla, poi c'è un altro ancora appresso, pure quello è nullo, spostiamo per far vedere. E poi abbiamo gli ultimi 5 che hanno 6, 10, 6, 10, 5, 30, 5, 30, 6, 10. Allora, gli ultimi 5, quindi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, qui. Allora, questo è 6, 51, dovrebbe essere 6, 10, va bene. 6, 51, 6, 10, va bene. 5, 30, quanto segna? 5, 56, va bene. 5, 30, 5, 59, va bene. E 6, 10, l'ultimo. E queste ci stanno tutte, quindi. La prima linea di resistenza a massa ce l'abbiamo tutte sul connettore RCD. Andiamo su quello superiore, partiamo da destra stavolta. Il primo è 6,10, il secondo è nulla. Poi 465, 465. Allora, primo è 6,10, questo qui. 6,51, va bene. Secondo è nullo, il terzo. 4,81, 4,65, va bene. 4,81 va bene, quest'altro è nullo, saltiamo qui appresso, 4,81 va bene, 4,81 va bene, poi abbiamo 2,465, no, 1 nullo e poi 2,465, quindi questa deve essere 4,65, 4,80 va bene, 4,80 va bene, poi 1 nullo e 2,466, questo ci sta, questo ci sta. Poi allora un null e 2,465. Dunque, allora un null 4,65, yes, 4,65, yes. Chi manca? Manca due cosi. Vediamo sullo schema perché non li vedo nemmeno io adesso. Spostandoci, che cosa è? Un null. Un null è un 3,30. Allora, quindi un null che è questo, fatemi da all, è un 3,30 che è questo. Ah, il 3,30 dove sta? 3,30? Signor 3,30? Possibile che è proprio la 1,8 che manca? Cappero Caterina. Il 3,30 non c'è, non lo avevo considerato. Il 3,30 non c'è, ragazzi. Mi sa che manca proprio la linea dell'1,8. Possibile? Però il multimetro non segna niente. Se vado qui, qui segna, no? Qui prende, qui prende, qui non prende. Manca la 1,8, ragazzi. Andiamo a vedere dove finisce la 1,8. Manca il numero 30. Ma non sarà 35, questa cosa è sempre sbagliata. Vediamo sullo zino che numero è quello. Dunque, mancherebbe il 3. Aspetta, perché si chiamano 35 veramente? E qui ci stanno due 35, vabbè. 35, mancherebbe questa linea che ho evidenziato adesso sullo zigliano. Dice, ma dove stiamo? Ve lo faccio vedere un attimo. Mamma mia, come andate di fretta. Lo zigliano è questo. Manca questa linea qui. Adesso scopriamo le carte e andiamo a vedere qui. Ci deve essere 1,8 e sembrerebbe che non c'è. Quindi che cosa sono questi? Allora, un condensatore, il C2039, una FL, la 2027 e un condensatore, il 2040. Molto probabile che sia zompata la FL 2027. Dall'altra parte, con chi ha a che fare la vette? Con l'1,8 che sta in basso tutto lì. Oddio, qua fa il giro del mondo, spero di no, perché poi pure dietro mi sa che si è illuminato qualcosa. Sì, eccolo qua. Sotto al touchscreen, di tutto e di più. Speriamo di no, non voglio fare una cosa così complicated. Allora,
Andiamo a scoprire le carte qui. Una pulitina a questa linea. Non si vede granché, eh? Allora, mettiamo a fuoco. Ok, adesso stiamo a fuoco. Quindi allora, i primi due noi li consideriamo, che sarebbero questi due cippetti qua. Quelli che interessano a noi è questo piccolino qua, questo qua e questo qua. E questa qua secondo me è saltata. Ai ai ai, vediamo. Questa è la FL, questo è il condensatore. L'indirizzo ce l'ho. Rintracciarti non è un problema. Io avevo dato per scontato che la 1.8 c'era, invece a quanto pare proprio quella che non c'è. Mi estivales. Su. Oh, ti stai fermo? Dunque, prendo questo, eh. Mi prendo un bel bisturi. Bisturino. Allora, ecco, si stanno aprendo. Garantisci per lui. Allora, facciamo quei 100 gradi, va. Così puliamo bene qua e possiamo dettagliatamente analizzare la situation. Allora, 100 gradi, 100 gradi, grazie. Svegliate. Sto parlando con la Quick qua. Quick 8611DV. Su, bella. Solo 100 gradi mi servono. Mo si è pure spenta, tì. Che ti è successo? Scema. Oddio, vedi che si è spenta, è morta. Che è successo? Si è spenta, ragazzi. Io non ho fatto niente, vi giuro che non ho fatto niente. Ehi, amica. Ah, siccome gli volevo tanto bene a sta Quick, vediamo se manca la corrente. No, la corrente c'è. La Quick è morta. Benissimo, ragazzi. Che t'ho fatto? Puoi scommettere che è stato il fusibile? Madonna, già faceva schifo questa macchina d'aria calda. Ora senza fare niente, stavo solo cambiando la temperatura. Stavo variando la temperatura, ha detto stop. Ehi, signora? Signora macchina? Ma che cavolo? C'è proprio una cineseria del cazzo, eh? Scusami l'espressione, ma fa proprio schifo. Vabbè, adesso. Non abbiamo nemmeno la macchina da regalo, lo devo per forza cambiare, ragazzi. Allora, che schifo. Si è spenta da sola? Io non ho fatto niente. Pensate, stavo solo impostando l'aria. Ma che bella macchina da regalo, ragazzi. Compratevela Quick. Mi hanno detto che la Quick era il top delle macchine da regalo. Il top della merda. Oh, scusate l'espressione. Allora, vediamo intanto qui. Di capire chi è che sta morendo, se la FL o i condensatori. Dunque, avevamo detto che stiamo sul primo tempo, qui. Allora, questo, e infatti è la FL che è morta. Dall'altra parte non bippa. Hanno squagliato le FL. Avete visto che non c'è la 1.8 perché la FL è. A me non mi serve la regalda però, ragazzi, perché quella che avevo, quella che avevo, che era meglio della Quick, io intanto tolgo sta Quick dai coglioni, scusate l'espressione, è molto colorita, però cavolo, senza fargli niente si è rotta. Ora vediamo l'assistenza com'è. Spero che si sia solo. Aspetta, vediamo. È semplicemente bruciato il fusibile. Ma che cavolo l'ha toccato però, Allora, un attimo che vado a svitare per vedere. Allora, fusibile dovrebbe essere questo. Vediamo se è scoppiato. Da quant'è questo fusibile? Dunque, da.
Allora, questo è da 10 ampere, 250 volts. Vediamo se si è squagliato oppure no. Mortacci tu a testa, sta stupida di macchina. Sembrerebbe che non hai squagliato il fusibile. E quindi che? Hai strippato già? Hai già strippato le cuoia? Sentiamo se è intero. Fusibile, buono. Che cavolo è successo a sta macchina? Ma faffan. Ma vai a fare la spesa. Ti butto in bianco, si spegne, ciao. Bella cosa. A 280 euro, eh. Più spedizione, più dogana. Ma chi me l'ha fatto fare? Accende, mo si accende, ma è scema, eh? Solo staccato il fusibile rimesso, eh? Vabbè, importante che per ora funziona, poi la fiondo, mo mi serviva urgente. Allora stacchiamo l'induttanza qua che è partita e dovremmo riavere la luce, ok? Come abbia fatto a partire questa non lo so, non me lo dite. Ritorniamo a impostarci, ce lo fa impostare sta maledetta. Sì, aspetta, pure conservate i memori 100 gradi che avevo detto di fare. Ok. Stupido di macchina. Ragazzi, non vi comprate la Quick, manco morti, eh. Fa ridere. Non gli ho fatto niente, già era morta, eh. Ragazzi, come facciamo a sapere che realmente è bruciata questa? Facciamo il solito trucco, no? Risaliamo un attimo sopra un filo dritto per dritto, quindi la mandiamo in corto e proviamo ad accendere. Se si vedono le immagini, la dobbiamo cambiare, però intanto se si vedono le immagini abbiamo trovato il responsabile della nostra black screen. Io sono abbastanza sicuro che sia questa FL, eh. Andiamo a rimisurarla, mo che è pulito tutto, perché prima era un po' sporco. Allora, primo connettore, qui prende, qui prende, qui prende, qui non prende. E siccome l'induttanza dovrebbe invece far passare, no? La linea. Vediamo se avessi sbagliato a leggere, ma non credo. Sì, è proprio l'induttanza. Adesso gli mettiamo un filetto da parte a parte e vediamo se in questo modo la luce ritorna, poi la cambiamo, perché no. Il trucco non è fa come fanno i cinesi, fai in ponte e fanno finta che hanno riparato, no, riparalo, non fai ponti. Ok, allora prendiamo il filetto da 003, mettiamoci un goccio di flussante e vediamo se ritornano le immagini. Quindi era partita sta cacchio di induttanza, bene, perfetto. Allora, ecco qua. Il filetto ce l'abbiamo qui, il saldatore ce l'abbiamo pure qui. Lo stagno, lo sta, eccolo qua. Ok, allora. Anche perché se c'è l'induttanza, vuol dire che un motivo c'è, no? Se no ci mettiamo direttamente in ponte. Mi sbaglio? Allora, accendiamo il saldatore. Benissimo. Dove sta il filetto? Eccolo qui. C'è un po' di stagno. Andiamo a saldarlo qua sopra. Questo si sta tirando indietro, eh. Questo qui è un po' rotto. Prendiamo uno più nuovo, vediamo questo. Se è più nuovo assai, speriamo. Allora, il filetto sta qua. Allora.
mi spieghi il suo ruolo qual è? Ponticello è stato creato, prendiamo l'avanzo. Ok, dunque, prima di tutto vediamo adesso se la resistenza a massa c'è. Vi ricordate che non c'era, no? Su quel piedino. Adesso ci dovrebbe essere, no? Ci mettiamo in modalità diodo e vediamo se abbiamo ricreata la resistenza a massa con questo ponte positivo sul lettore di Sim. Allora andiamo era il primo, no? Qui. Ecco, adesso la resistenza a massa c'è, prima invece era morta, no? Mi segna 5,30, quindi l'abbiamo ricreata con questo ponte. Dovrebbero adesso riapparire le immagini. Perché non era visibile, no? Una black screen non era la 5,7 questa volta, ma era la 1,8. Vabbè, il mondo è bello perché ha variato, no? Allora, rimettiamo la visione più larga, non quella dal microscopio, e vediamo se finalmente abemus imaginis. La scocca è questa qui del cliente, qui dietro non c'erano difetti. Richiudiamo, rimettiamo anche il coassiale che abbiamo sganciato al suo posto. Ok, bene. Prendo uno schermo che quello del cliente non ce l'abbiamo in quanto ci ha dato solo la scocca e ce l'ha lasciato perché c'era questo problema. Che volete fare la vita? Come vedete, le conoscenze no, vanno avanti, nel senso che questa diagnosi 2 anni fa, forse anche di più, non mi ricordo, non eravamo in grado di farla, adesso invece sì. Che volete? Anche perché se rimani ai tempi del cucco, no, non vai avanti, nessuno ti manda da riparare nulla, no? Ora, oggi siamo in grado, infatti quando dico questo rilevo per me non è riparabile, dico per me non è riparabile, portalo da un altro, magari è più bravo di me e lo può riparare. Non ho detto che non è riparabile in assoluto, no? Per me non è riparabile. Poi, io, che ne so, in questo momento non te lo so riparare. Poi, trovate un altro. Alcuni storcono il muso. Dico, ma scusami, ti sto dicendo la verità. Se lo potessi riparare, pensi che te lo rimanderei indietro rotto? Vabbè. Allora, schermo. Black screen, vi ricordate? Sì? Già stiamo a circa un'ora, no? Mamma mia, 9:20, basta, 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 non mi sopporterete prima o poi. Vedrete che vi starò antipaticissimo. Ma guarda sta fotocamera che non può entrare. Vabbè, che ce ne frega della fotocamera, ma a noi non si aggancia bene. Dunque, allora, connettore touch. È entrato. Perfetto. LCD. Oh, chiaramente l'induttanza è da cambiare, però ora abbiamo fatto un ponticello per ripristinare la linea. Un ponticello cambia ogni tanto la vita, no? Ecco qua. Oh, guarda se entra sto cacchio di tasto home. Mamma mia, quanto rompi le scatole su, entra. Niente. Oh, sarò handicappato io, ma non riesco a farlo entrare. Vediamo se così riesco meglio. È entrato? Era ora, va. Allora, diamo corrente e vediamo. Mo' finire se brucia qualcosa, ponticello. Non lo so. Vediamo se adesso compare finalmente la pera, la mela, il cachi. Accendo. Avete visto? Abbiamo guarito. Era lui. C'è la mela. Ora, mela nera, schermo bianco, noi abbiamo messo uno schermo così provvisorio. Come vedete, anche questo è un quiz risolto. iPhone 6 Plus, che è successo? Si è attenuato, si vede ancora la mela, ma si vede poco. Ma non mi dica che sei andato in black screen, disgraziato. Non voglio dire in backlight. Non è partito, ragazzi, però, eh. Cioè, stava partendo, ma si è fermato.
Diamo corrente, forse potrebbe essere la batteria un po' scarica perché non mi ricordo quanto tempo che sta fermo. Adesso sta in black screen. Beh, allora ci divertiamo, no? Dunque, allo, allo, stai, ah, stai in ripristino. Allo? Ma il touchscreen funziona? Allo? Oh. Vi giuro che sta in allo, aspettate. Come faccio a farvelo vedere? Sta in allo, ciao, ciao, buonasera. Ora è andato in black screen, ma mo mica mi metta a riparare pure a black screen, ragazzi, non vado a regate, l'abbiamo riportato in vita da che sembrava morto. Aspettate un attimo, vediamo se lo fa subito. Adesso gli diamo corrente. La mela all'inizio si vede, però chiaramente io ho fatto un ponticello che non è così che si risolve, no? Quella FL va cambiata perché può essere che a un certo punto la 1.8, infatti ecco qui, viene a mancare e quindi mi si abbassa la tensione. Però questo sembrerebbe che non taccia. Aspettate che scanso il nome del cliente dello schermo, non del telefono. Ciao, questa la. Non si clicca. Non si clicca la I per leggere l'email di sta scheda. Fanculo. Ciao, hello. Comunque, la back 42% la batteria è buona. Si abbassa la tensione. Vabbè, cambiamo proprio la induttanza, così vedremo meglio. Poi basta, perché io penso che per quanto riguarda la lezione completa, no? Ah, ma si era staccato il touchscreen, ecco perché, no, aspettate, però beh, facciamo ritornare completamente la luce. Dicevo, per quanto riguarda la lezione completa di come si risolve la black screen, l'abbiamo fatta su questo iPhone 6 Plus, abbiamo analizzato tutte le parti che potevano concorrere. L'1501 non doveva essere colpevole in quanto la 5.7 era presente. Alla fine, invece che mancare la 5.7, che in genere è quella che manca, no? Pensate chi mancava? Mancava invece la 1,8. Allora, ci serve adesso a noi per riparare questo telefono una scheda, un plus, da cui prelevare la induttanza, no? Intanto mettiamo questa scheda qui. Così togliamo l'induttanza col ponticello, perché non è così che si riparano le cose, e ci mettiamo al suo posto una induttanza vera e propria. Ok? È questa merdata qui che ho fatto. Allora, vediamo un attimino di prendere un 6 Plus. Un 6 Plus. Poi, comunque sia, questa induttanza che caratteristiche elettriche, perché la possiamo prendere pure altrove, non per forza non serve. Ora, questa abbiamo detto che è una 80 ohm 0,2 ampere, 80 ohm 0,2 ampere, probabile che sia anche altrove, capito? Ora, se trovano 6 plus è bene, se no la prendiamo da un'altra parte. Ecco, questa qui è un 6 plus, vediamo un po'. No, questa è un iPhone 6 strarotto, questa è un iPhone 6. Questo è un 6. Mi ricordo che avevo qui un 6 Plus mio, eccolo qua. Dovrebbe essere questo, vediamo un po'. Sì, questa qui. No, questa è un iPhone 6 per questo. Da questo preleveremo, va. Vediamo se però ci fosse un 6 Plus sarebbe meglio, eh. Questo è sempre un 6. Sto spulciando dalle mie schede madri, eh. Questo qui è un. Questo è un 6S, non è. Vabbè, allora andiamo a vedere nei cassetti qui se trovo una scheda 6 Plus pur moi, perché
purtroppo tra un prestito e l'altro poi non trovi niente, un attimo solo che cerchiamo sta scheda, questa che cos'era questa? Questo è un 6 e non va bene, però potremmo anche prelevarlo da un 6 quella induttanza, perché credo che anche sul 6 ci debba essere. Allora, abbiamo detto quanti era questa? 0,8 ohm, 0,2 ampere. Vediamo sul 6 se c'è. Secondo me c'è sicuramente, e anche quella porta la 1,8, no? Allora, ci siamo qui. Questo è il connettore LCD. Vediamo questo cosa porta. Niente. CFL. Allora, questa è una FL, anche questa porta la 1,8, vediamo se è lei. Sì, eccola qua, è identica, lo dicevo io. Qui si chiama 2027, chi se ne frega, la prendiamo e ce la mettiamo sul 6 Plus. Vediamo se c'è qui però, perché non vorrei che già sia stata prelevata e quindi non ce la troviamo. Allora, questa, vediamoci così. No, ci sta. Allora, abbiamo detto che è quella là sopra. Eccola lì. Questa porta la 1,8 e qui c'è. Questa era una scheda madre con tracce interrotte, ma interrotte proprio bene. Faccio vedere. E quindi dichiarata non riparabile e ci è stata lasciata. Guardate qua che hanno combinato. Vi sembrano abbastanza interrotte queste tracce? Mancano solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tracce più o meno, no? Mi sembra che ne manchino parecchie, no? Allora, qui andiamo a togliere la nostra induttanza, così la recuperiamo per quest'altra scheda. Allora, l'induttanza in questione è questa qui. Vediamo se è buona prima di staccarla, perché se non è buona, che ci facciamo? La birra? Che succede? Fuori c'è qualcuno che bussa. Che tigre ha imparato a bussare? Signore, entri. Hai imparato anche a bussare, bravo, non lo sapevo. Sei bagnato, eh? Fuori piove, tu vai in giro con l'acqua. Guarda come sei bagnato, l'animaccia tua. Mettiti qua e asciugati. Stupido. Con l'acqua non si va in giro, che ti lecchi? Ecco, asciugati. Mamma mia, guarda quanto è bagnata. Imbecille che di gatto che non sei altro. Vabbè. Allora, stavo misurando questa induttanza e ci hanno bussato, scusate. Allora, vediamo un po'. Ci sei? O ci fai? Sì, questa è buona. La stacchiamo. A quanti gradi stiamo? Stiamo ancora a 100, no? Portiamoci a 300 gradi, forse anche un po' di più. Facciamo 3,20 e qui ci perde, ci perde, no? La macchina va subito in protezione, eh? No, almeno prima era andata in protezione, secondo me. Ci sono questi pulsanti per variare la temperatura e l'aria che si inceppano e si incastrano, ragazzi. Ve ne sto parlando bene di questa macchina, eh? Siete contenti? Eccola qua, era quasi venuta ma ancora sta lì. Ok, l'appoggiamo un attimo qui lateralmente e intanto andiamo a togliere quella del 6 Plus. Giriamoci così, quella a cui abbiamo fatto il ponticello. La togliamo perché è più sensato cambiarla, no?
Ok, adesso facciamo le piazzole e mettiamo la nuova induttanza. Saldatore, un po' di stagno. L'induttanza che abbiamo messo da parte, vieni qua, amica. E tu ragazza pure tu, che arrossivi, dove sono? Caspita Caterina, sono quasi le 9 della sera. E adesso abbiamo riparato intanto una black screen, dai. Una screen black, mancava la 1,8. Qualcosa mancava. Io c'ero. Allora, adesso possiamo abbassare l'aria, se no questo ci vola alla grande. La mettiamo al minimo. Poi magari mentre che saldiamo la alziamo. Sì. Questi si chiamano pure a quest'ora. Non metti filo proprio. Ciao, è domenica, non so se se ne sei accorto. Chiunque tu sia. Qui c'è, mi chiedono se è lo stesso di stamani. No, questo è un altro. Questa è una black screen. Stiamo riparando un'altra questione. Black screen. Screen black. Ho alzato l'aria, eh. Io questo cavolo del saldatore non riesco a capire mai quando è saldato, con quell'altro si via meglio, eh. Dovrebbe essere più che saldato, sì, è saldato. Stamani era un'altra cosa, abbiamo riparato, se non mi sbaglio, stamattina un iPhone 6 che non si aprivano le fotocamere. Questo invece no, questo era un black screen, cioè non si vedeva nulla. Era acceso ma non si vedeva nulla. In genere è la 5 e 7 che guastano, invece in questo caso abbiamo visto che la linea che non andava era la 1,8, 1,8 volts. In pratica era questa induttanza qui che era bruciata. Ok? E questo qui l'abbiamo scoperto facendo un'indagine sulla resistenza a massa. Vediamo se adesso la nostra resistenza a massa c'è, era 5,30, mi ricordo, no? Vediamo se c'è ancora. Allora, modalità diodo, ok. Se c'è ancora vuol dire che è tutto a posto. Poi prima abbiamo fatto un ponte, adesso invece non abbiamo proprio cambiato l'induttanza per ottenere una riparazione al top. Allora, sul primo connettore S530, 5, 3, 20, no, aspettate, era 530 col ponte, però secondo lo schema quanto ci doveva essere qui? Sulla 1,8, vediamo un attimino.
Sì, 3,30, quindi è giusto così, perché era 5,30 prima, era troppo alto, no? Invece 3,30, 3,23 va bene. E va bene, va bene. Quindi l'abbiamo ripristinata meglio, mettendolo in ottanza. Ci dà 3,36. Adesso va ancora meglio, 3,36. Dovrebbe essere 3,30, va bene. Vediamo se adesso si abbassa un altro la luce oppure no. Adesso dovrebbe andare preciso, no? Ricordate che si abbassava la luce, ma stava in ripristino e quindi lo vedevo solo io. Sembrava una backlight, ma non era. Era un abbassamento della tensione della luce. Anche perché se fosse una backlight, quando è backlight rimane per sempre, non è che all'inizio si vede la mela e poi non si vede, no? Voi avete visto, se avete guardato bene prima, la mela si vedeva all'inizio, poi si abbassava la luminosità, no? Ecco, volete fare uno scherzo a un amico? Gli ponticellate quella FL, parte la mela e poi non si vede più niente. E quello si danna, dice: ah, Dio, ma che è successo al mio telefono? Niente, era solo un ponticello in più. Non fate certi scherzi, scherzavo, magari la fa veramente. Ah, guarda se allora, sto telefono è un casino. Allora, qua entriamo. Connettore doc della malora. Oh, è entrato, va. Lo schermo prenderemo quello, sempre quello del cliente, perché quello suo non ce l'abbiamo. E vediamo se finalmente c'è la luce e c'è anche in fase finale. Poi lì ci fermiamo perché abbiamo concluso la nostra lezione sulla black screen su un iPhone 6 Plus. Allora, ecco qua. Scusate, ma sto messo male. Questo tempaccio de mierdas. Allora, vediamo se si accende. Oh, che c'hai? Ti hai preso una paralisi? Non mi dici che mo si è scaricata la batteria. Aspetta, mo non parte proprio. Mi estivales. Che c'hai? Ah, era attaccato male il touchscreen, sembrerebbe. Connettore touchscreen. Vediamo adesso se si accende. Niente. Oh, ammazza che balle sto coso, eh. Cosa ho collegato male? Non mi sembra che ho collegato male nulla. Che si è bruciato qualcosa nel frattempo? Questo che cavolo è sporco. Esci via. Vabbè, questo intanto sta dietro. Dunque. No, qui non si è bruciato nulla. Vediamo un attimino questa FL. Sì, c'è tutto. Quindi che cavolo vuoi? Perché non ti accendi adesso? C'è mal di pancia? Vediamo, si deve accendere per forza, eh? Per forza di cose si deve accendere. Questo lasciamolo staccato. Ok, vediamo. Ma, ah, ecco, si è acceso. Però c'è una chiazza nera in alto. L'ho già vista sta cosa, eh? Sta piccola chiazza nera qua in alto. Boh, vabbè. Niente. Ricontinua ad abbassarsi la luce, ragazzi. Ma forse sto display? Si è riabbassata la luce, però la mela c'è e mi dice: olà, olà, clicchiamo. L'IMEI me lo dà adesso. Quindi il touch funziona. Questo mi importa poco. Però parte con la luce e scompare poi. Benissimo, perfetto, no? Bonjour. Ah, c'è pure il codice d'accesso qua, ti è. E chi se lo ricorda? 100 anni fa me l'hanno dato. Bene, ragazzi, l'abbiamo black screen, abbiamo riparata, però
Parte, va in backlight. Vediamo se è sto schermo di Mirdas. Cambio schermo, che questo schermo non è originale, è uno schermo. Non voglio fare giudizi. Comunque non è originale. Allora, qui c'era, se non sbaglio, c'era un altro schermo di un Steadlass, se no prendiamo uno nostro, lo facciamo prima. Prendo uno nostro di laboratorio, va, perché qui quando cerchi le cose sono quelle che non trovi. Arrivo subito, eh. Questo ce l'ha venduto una ditta tedesca che abbiamo abbandonato perché non era granché. Vediamo se almeno sto display funziona. Mamma mia, quanto fa schifo. Solo a guardarlo fa schifo, eh. Pensate un po' poi se funzioni bene. Vediamo. Il display è nuovo. Batteria staccata. Anche questo non è originale. Vediamo se funziona, accendiamo, la mela c'è e non c'è la macchia nera qui in alto, quello invece c'è la macchietta nera. Anche questo si abbassa la luce, c'è ancora la mela, ma che cavolo c'ha sto telefono? C'è una sottospecie di backlight. Funziona tutto, eh. Mi fa vedere allo, allo, sta in fase di attivazione. La batteria adesso è al 13%, quindi la batteria è pure fasulla perché stava al 45, non sta al 13, sì, ciao. Forse proprio la batteria, vediamo un po', diamo un'alimentazione da banco, eh. Potrebbe essere proprio sta batteria che è fasulla. Allora, alimentiamo con l'alimentatore da banco. È questo. Ok, accendiamo. Proviamo con l'emettitore del banco. È partito. Ecco, si abbassa sempre però l'alimentatore da banco sta andando normale. Quindi ci deve essere qualcosa sulla linea del backlight che sta funzionando male. Sì, perché l'alimentazione sta a posto. Lui è acceso completamente, non c'è più black screen, ma come avete visto scende la luminosità. Che cavolo sarà? Qui, anche qui è un po' un enigma, no? Eh sì. Che poi adesso sul connettore LCD c'è tutto. Chi potrebbe essere che genera questo abbassamento della luce? Vabbè, sarebbe da vedere. Il telefono è acceso, assorbe poco perché adesso sta aspettando comandi per attivarsi. A noi però questo non interessa. Comunque, ragazzi, allora, giusto per vostra informazione e per
imparare sempre meglio nel fai da te. Vi ho fatto vedere le linee della black screen, quali sono. Ci mancava solo la 1.8, che sinceramente non pensavamo potesse impedire la visualizzazione delle immagini. E abbiamo trovato poi carente poi la linea della 1.8. Adesso vi faccio solo rivedere. Poi, se voi vi trovate di fronte a un 6 Plus che è acceso, attenzione, che è acceso, che il computer lo rileva, ma non ci sono immagini sullo schermo, dovete vedere tutte le linee che vi ho mostrato e che adesso vi ripeto solo per completezza, no? Allora, quindi andiamo un attimo sul microscopio. Ci siamo già sul microscopio. Ok, allora allarghiamo un po' l'immagine, eccoci qua. Dunque, allora, abbiamo visto che il connettore LCD è questo. Sono in gioco questa induttanza qui e questo condensatore che devono generare la 5,7 volts. Vi faccio vedere sullo Zillion così lo rivediamo insieme, no? Zoomiamolo un po', adesso siamo sul 6, allarghiamo l'immagine più possibile, ok? Allora, sto parlando quindi di... è un 6, sì? iPhone 6. No, 6 Plus, ho sbagliato. Questo non è un 6 normale, ma un 6 Plus. Il 6 ci è servito per cercare l'induttanza che mancava, no? Allora, un 6 Plus, eccolo qui. Allarghiamo un po' l'immagine per poter insieme guardare tutto. Allora, avevamo quindi questa induttanza che clicca adesso qui, che si chiama FL2037. Questa deve generare 5,7 volts e va a finire sul terzo pin che si chiama anche numero 32, ok? Qui ci devono essere 5,7. Poi l'induttanza dall'altro capo va a combaciare con quest'altra, con questo condensatore C2051 e nella parte di dietro abbiamo visto che ci sono altri condensatori interessati. Vi faccio vedere. Ah, ce ne sta pure un altro che manca, abbiamo visto qui. Allora, è interessato il C2050 che sta qua dietro, che è questo qui all'angolino che abbiamo dovuto scoprire. Poi è interessato il C2070 che sta qui in fondo. Anche qui abbiamo dovuto tagliare un po' della parte per poterlo vedere. E a quanto pare c'è anche un altro qua che non sapevo, che è il C1596, questo grande grande accanto al C dell'audio, che fanno parte anche questi della black screen e devono avere anche questi 5,7 volts e li abbiamo testati mettendo uno schermo, una batteria e solo il connettore dock dando corrente. Anche abbiamo testato qui il 2070, che è questo qui, anche questo fa parte della black screen, sta dietro C2071, questo qui grande, e che ha a che fare poi con la parte anteriore con il nostro FL2037, col condensatore 2090 e col connettore 2032. Poi siamo andati a vedere quest'altra linea qua, sempre da 5 e 7, che è questa qui che ho evidenziato adesso, che in cui sono interessate la induttanza FL2061, il condensatore C2044 e il piedino numero 2 che si chiama anche piedino 34. Anche qui devono essere 6,4 volts. E se vi ricordate, abbiamo misurato in questa parte qui, da questo lato qui, perché solo qui potevamo entrare con multimetro, se c'erano i 5,7 volts, abbiamo trovato che c'erano. Da qui ne abbiamo dedotto che molto probabilmente l'IC deputato alla 5,7, quindi alla black screen o alle immagini, che è l'U1501, doveva funzionare bene perché erogava la corrente giusta. Ok? A questo punto, visto che tutta sta roba c'era, abbiamo fatto un'indagine sulle cosiddette resistenze a massa sul connettore LCD e abbiamo scoperto tramite questo metodo che questa piazzola qui che sto adesso evidenziando del connettore LCD, dove doveva esserci 1,8 volts, non aveva la giusta resistenza a massa. Quindi siamo andati sulla scheda madre a vedere qui questi tre componenti, un condensatore, un'induttanza e un condensatore. E ci siamo detti, non è che uno di questi tre non funziona. Abbiamo scoperto con il multimetro che l'induttanza, questa qui centrale, era guasta. L'abbiamo ponticellata per fare una prova. Vi ho visto che erano ritornate la luce, quindi non era più in black screen, ma le immagini si vedevano. E quindi diciamo che abbiamo risolto
La black screen permane questo difetto che dopo un po', come avete visto, si abbassa la luce, no? Non all'inizio, ma dopo un po' che fa la mela, puff, decade la luce. Ci deve essere qualcosa che la fa scendere, qualche piccola disfunzione su qualche induttanza o qualcos'altro del genere che fa scendere la luce, ok? Quindi qualcosa che riguardi la luce. Comunque sia, a noi bastava far vedere o farvi vedere come si risolve la black screen. L'abbiamo risolta in questo caso. Era l'induttanza chiamata, come si chiama il nome? Era rotta l'induttanza FL2027 e quindi era rotta la linea non della 5,7 ma degli 1,8 volts. Bene? Completamente, quindi abbiamo fatto l'indagine, qui non c'era presente la 1,8, non la potevamo misurare perché c'era il connettore, perché appena che stacchi il connettore CD la 1,8 non c'è più, non credo che ci sia anche senza connettore CD, ma per completezza andiamo a vedere. Allora, alimentiamo e vediamo. Io credo che senza connettore CD lì non c'è nessun 1,8, ma magari se adesso c'è vuol dire che quindi ci deve essere anche a connettore assente. Vediamo un attimino. Allora, misuriamola subito così ci togliamo il pensiero e siamo completi. Allora, sarebbe a dire qua su quei tre componenti, no? Allora, quanti volt ci sono? 1,8. Quindi anche il connettore staccato questo, vedete? 1,8. 1,8 e anche sul primo piedino. Sì, questo allora è presente anche al connettore staccato. Invece la 5,7, se adesso vado qui, vedete che non c'è nulla? La 5,7 è presente solo se attacchiamo lo schermo LCD. La 1,8 invece, eccola qui, 1,8, 1,8, 1,8. Ora dovremmo cercare di capire perché sto disgraziato dopo che parte si abbassa la luce. Quale sarebbe il problema? Comunque la 1,8 per completezza, quello ci deve essere anche prima. Quindi io al posto vostro controllerei prima se c'è la 1,8, no? Poi proverei a vedere se non c'è la 1,8, se la 1,8 c'è, se la c'è presente la 5,7, chiaramente in caso di black screen. Se invece non è un black screen, è un'altra cosa, sono acidi cavoli, ok? Io penso di aver finito di chiacchierare perché sono un chiacchierone, se attacco a chiacchierare non la finisco più. Meglio che mi fate stare zitto, voglio solo vedere un attimo una cosa, sta FL che sta qua. Questa qui. Sì, è buona. È buona. E che cattiva me la vuole dare. Ah. Boh, vabbè, ragazzi. Black screen risolta. Resta un abbassamento dell'umidità, ma quello per ora non lo guardiamo da che cosa dipende. Ci piacerebbe anche guardarlo, ma mi sembra che sono le 9 passate, no? E dopo circa 2 ore di diretta, dicendo di essere brevi, penso che basta. Ciao ciao a tutti, bacioni, buon fine di domenica e buon inizio di settimana. Ciao!